Siamo tornati sul fiume San Lorenzo qui a Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circuito è stato inaugurato nel 1978. La vittoria andò al mito Gilles Villeneuve, il primo canadese a vincere la gara di casa. Il circuito oggi porta il suo nome. Il circuito Gilles Villeneuve di 4,4 km è uno dei più veloci nel calendario di Formula 1 con i suoi 340 km orari alla staccata di curva 13, grande opportunità di sorpasso. Ci sono 14 curve in totale, con il 60% del giro fatto full gas e le velocità medie che raggiungono circa i 210 km orari. Un caldo benvenuto a Luca Filippi che mi affianca in cabina quest'oggi. Parliamo un po' di rosso. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Hanno evitato gli errori e vanno veloci. Per adesso è stata una buona stagione. Resta da vedere se riusciranno a continuare così. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Rosso si posiziona in pole position e accanto a lui prende posto Sergio Perez. E ora vediamo il resto della griglia. Leclerc, Vettel, Kimi Raikkonen e Bottas, Weber, Hamilton, Hülkenberg e Romain Grosjean, Gasly, Ricciardo, Max Verstappen e Norris, Giovinazzi, Kubica, Alexander Albon e Kevin Magnussen, Russell e Lucas Weber parte dall'ultima fila. Leclerc behind, the gap is less than a second, they're on fresh softs. Okay, gap to leader, two.
laps to go now. Three laps. This is your final lap of the race. Thank you.
Ed ecco il nostro vincitore che accede con la sua Ferrari nella corsia dei box. Che gara fantastica! Ed eccoci qui ancora una volta a celebrare la vittoria di una scuderia ormai abituata al podio. Gara perfetta e successo meritato. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Rosso aumenta il suo vantaggio nel campionato. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno, secondo te? Oggi è stata una giornata interessante, ma conti fatti devo scegliere Alexander Albon. Prestazione solida da parte sua, di cui lui e la scuderia possono andare fieri. Ora vediamo la classifica costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Nel frattempo prosegue la scalata alla classifica della Toro Rosso dopo un weekend entusiasmante. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1.